Quest'oggi facciamo una canzone che ha fatto più di 1,5 miliardi di visualizzazioni. Praticamente la conosce tutto il mondo. Parliamo di una band che è una delle mie preferite. Parliamo dei Coldplay, Adventure of a Lifetime. Yeah. Torno magico. And there she say everything you want me made. She told me on a magic on to me, she said everything you want to weigh. Feel a pressure, I'm empty sway. Feel a nun, I feel in my heart beating. I feel in my heart beating. My skin, I feel in my heart beating. Canzone fantastica, abbiamo solo 3 accordi. Possiamo suonare questa canzone con solo 3 accordi. Ovviamente se riusciamo a fare i barre molto meglio. Però andiamo a vedere ritmica e accordi facili, ok? Prima però di guardare queste ritmiche e accordi facili, se non volete perdere tempo e volete imparare a suonare la chitarra, vi ricordo ancora una volta che io ho creato Chitarra Digitale, che è il mio corso online da 20 ore, in cui imparerete a suonare la chitarra in meno di 2-3 mesi. Cioè imparate a suonare le vostre canzoni preferite con accordi facilitati e ritmi universali, va bene? Vi lascio il link qui giù in descrizione al 50% di sconto, mi raccomando. Gli accordi, come vedete, sono facili. Possiamo farli in prima posizione. Re minore, Sol e La minore. Quindi abbiamo 3 posizioni molto facili, ok? Ritmicamente ovviamente abbiamo una ritmica diversa che adesso andremo a vedere. Però di base abbiamo Re minore che possiamo formarlo anche col terzo dito, se siete dei principianti. Meglio col quarto dito. Sol. E poi La minore, che ha gli accordi molto facili. Se riuscite a fare il barré, se non riuscite ragazzi, io ho creato un modulo intero sul barré nel mio corso di chitarra, quindi vedete voi. Barré sul quinto tasto, ok? E andiamo a fare proprio Re minore in questo modo qua. Poi andiamo su Sol. Sentite come cambia. E andiamo su di 2 tasti e facciamo posizione di La minore. Quindi sono magico. Cosa ho fatto qui? Praticamente poi c'è un La minore basso Do, ok? Quindi visto che il Do in barré noi lo formiamo in questo modo qua, noi cosa facciamo? Dal La minore alziamo queste 2 dita e lasciamo questo barré, ok? E andiamo a suonare queste corde qua che sarebbero... Riprende, diciamo, la sensazione del Do maggiore, quindi... Arriviamo al ritornello, che sono gli stessi identici accordi, ma cambia la melodia della voce. Quindi I feel in my heart beating. I feel in my heart. Ritmicamente, attenzione, giù, giù, su, giù, su, giù, giù. Ok, ritmo universale. Giù, giù, pausina, su, giù, giù. Quindi, cambia accordo. Stessa cosa anche con prima posizione, quindi giù, giù, su, giù, su, giù, giù. Cambio, giù, giù, su, giù, su, giù, giù. Cambio, giù, giù, su, giù, su, giù, giù. 2 volte. I feel in my heart, baby. Feeling my heart beating. You make me feel.
Ragazzi, vi piacciono questi mini tutorial? Fatemi sapere nei commenti oppure con un like apprezzato ovviamente al video. Vi ricordo che se volete imparare a suonare la chitarra, io ho creato Chitarra Digitale, che è il mio corso per imparare a suonare la chitarra in meno di 3 mesi, dalla A alla Z. Quindi adattissimo per chi parte completamente da zero, che non sa neanche cosa sia una chitarra. Link è qui giù in descrizione. Ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!